Il programma è offerto da Chopin, inconfondibile stile femminile. Acquista su chopinroma.com. Di Elsa, la Biblioteca Nazionale Centrale fa riemergere simbolicamente l'officina segreta di scrittura di Elsa Morante. Ci sono i dischi di Mozart e Pergolesi, i libri di Dostoevskij, Dickens e Verga, attaccati alle pareti i suoi ritratti ad opera di Carlo Levi e quelle tele dai colori vivaci firmate Bill Morrow, suo ultimo grande amore dopo la fine della storia con Moravia, morto tragicamente cadendo da un grattacielo di New York. Alla Biblioteca Nazionale Centrale torna a vibrare la forza creativa di Elsa Morante in un allestimento che ricrea le suggestioni del suo laboratorio di scrittura di Via dell'Oca 27, fondendo però nello stesso tempo anche le atmosfere dell'altro studio dove spesso si ritrovava a scrivere in Via Archimede. Grazie ad un lascito della famiglia Morante e dell'altro erede, regista e attore Carlo Cecchi, prende forma una sala arredata con i mobili originali. La sua scrivania e la sua macchina da scrivere, quella su cui pigia i tassi durante la stesura dell'Araceli, e poi la sua libreria e la discografia, la collezione di quadri, una ricca selezione di manoscritti e fotografie. A completare lo spazio una scelta di suoi manoscritti che potranno essere consultabili attraverso formati digitali sfogliabili. Era un personaggio, però non sono io quella che l'ha frequentata a lungo, è Daniele la persona che ha parlato. Perché lei era molto selettiva, quindi non è che il fatto di essere nipoti dava un accesso privilegiato alla sua vita, assolutamente no. Sceglieva le persone da frequentare indipendentemente dalla parentela. La sensazione quando è entrata e ha visto lo studio, insomma, l'allestimento. Sì, sicuramente, a parte l'aspetto culturale, l'impressione che può fare a chiunque, sicuramente c'è un aspetto familiare, ovviamente più di riflesso di mio padre e del rapporto che lui aveva con lei, che è un rapporto diretto mio. Non posso dire di avere avuto dei gran rapporti, onestamente, quindi non è un'emozione personale, più mediata da quella familiare, questa è la sensazione. Quaderni risalenti alla sua età più fanciulla, quando Elsa Morante viveva in casa della sua madrina, contengono tra i disegni anche poesie, dialoghi e storie. Una personalità forte, la sua, che si manifesta a 18 anni con la scelta di lasciare la casa dei genitori per andare a vivere da sola, arrivando a sacrificare i suoi percorsi di studi. Abbandona la facoltà di lettere per riuscire a mantenersi dando lezioni private di italiano e latino. Risale al quinquennio 1930-35 la sua collaborazione con il Corriere dei Piccoli e i diritti della scuola. Qui uscirà puntate il romanzo Qualcuno bussa alla porta. È però Lettere ad Antonio, uno dei documenti più intimi e personali di Elsa. Un diario fatto di racconti, di fatti realmente accaduti, di sogni profondi. Nel 1937 l'inizio della sua relazione con Alberto Moravia, che sposerà nel 1942. Con lui condividerà gli anni della guerra, lo spostamento prima a Fondi, poi a Napoli, una scelta obbligata dalle attività antifasciste del consorte. La fine del conflitto, il ritorno nella capitale, l'attico in Piazza del Popolo e lo studio in zona Parioli, e poi il viaggio in America e l'amicizia con Bill Morrow, che negli anni 60 lascia gli Stati Uniti per raggiungere Roma. Tra i due nascerà un'intesa, finita tragicamente con la morte del pittore precipitato da un grattacielo durante un suo soggiorno a New York. Nello studio allestito nella Biblioteca Nazionale si respira tutto questo, la sua aria seria, la sua passione per la scrittura e in particolare i suoi ultimi anni. Quelli di Araceli, che la vedono impegnata per 5 anni nel racconto di un personaggio diverso che cerca disperatamente di ricostruire la figura materna perduta. Scrivere
scrittrice, saggista, poetessa, traduttrice, Elsa Morante incarna una delle figure intellettuali più straordinariamente complete e raffinate del nostro paese. Restituire al pubblico di tutte le generazioni uno spaccato della sua vita, coinvolgere il visitatore in un viaggio introspettivo emozionante e intenso, assume per questo un valore aggiunto. Camminare nel suo studio significa respirare le suggestioni sprigionate dai suoi oggetti, uno scrigno segreto che si apre e ci mostra fragilità e determinazione di questa donna, da menzogne e sortilegio all'Isola di Arturo, per cui vinse il premio Strega, dalla storia che divenne uno sceneggiato TV alla composizione di colonne sonore di film, la traduzione di diari, la raccolta di lettere. Per suo volere, tutti i suoi manoscritti sono conservati proprio all'interno della Biblioteca Nazionale Centrale. Qui è infatti presente uno dei fondi d'autore più ricchi e completi, che si compone di racconti giovanili e poesie, romanzi incompiuti, quaderni di scuola elementare e diari, scritti critici, etico-politici, sul cinema, affiancati da oltre 6.000 lettere. La biblioteca si fa così luogo vivo, una direzione verso la quale sembra più proiettato anche il ministro della cultura Franceschini, che si prepara con il nuovo anno a mettere in piedi una vera rivoluzione che, dopo aver coinvolto gli spazi espositivi, si sposta verso le sale di lettura, con l'idea di superare il luogo comune di spazio aperto agli studiosi e agli scrittori, trasformandolo davvero in punto di incontro e formazione aperto a tutti. Ministro, un momento questo forse di svolta per cercare di far rivivere le nostre biblioteche. Lei ha parlato di un 2015 in cui penserete molto a questo. Beh, è un'occasione importante, perché si apre un luogo dedicato a Spazi Novecento, ai grandi della letteratura italiana del secolo scorso. È importante perché si apre la stanza di Elsa, dedicata a Elsa Morante, con la ricostruzione dei luoghi dello studio dove ha lavorato, quindi sarà sicuramente un momento evocativo e emozionante per tutti coloro che hanno amato lei e amano la letteratura. E poi è importante perché la Biblioteca Nazionale Centrale in questo modo vuole sviluppare appieno la vocazione per cui è stato costruito questo edificio 40 anni fa, cioè il luogo per la ricerca, per lo studio, per la consultazione dei libri, ma anche un luogo aperto ad altre persone che possono venire per visitare una mostra, per passare dei momenti per ascoltare o per partecipare ad altre attività culturali. Io penso che le biblioteche possano e debbano diventare dei luoghi vivi. L'Italia ha un patrimonio enorme, unico al mondo, di biblioteche storiche, monumentali, di una bellezza straordinaria. Dobbiamo valorizzarle, è un problema di risorse ma è anche un problema di crederci. Il 2014 è stato l'anno in cui abbiamo lavorato sui musei e le sovrintendenze sulla loro riforma. Nel 2015 faremo un investimento molto serio su questo straordinario patrimonio di cui la Biblioteca Nazionale Centrale è il simbolo. La stanza di Elsa va ad inserirsi nel più ampio progetto Spazi Novecento, che fino al 31 maggio ospiterà Novecento in otto tempi. Un percorso espositivo attraverso poeti e scrittori che hanno profondamente segnato il XX secolo italiano. Scatti, lettere, dattiloscritti originali accanto a totem con contenuti touchscreen che raccontano la vita e i capolavori. Ad aprire il percorso la poesia e il teatro di D'Annunzio, con Alcione, Francesca da Rimini e la figlia di Iorio. Segue Pirandello con il suo tacco segreto, la lirica di Ungaretti e il dattilo scritto, 47 poesie di Montale, e poi la narrativa Dalle mille facce di Pasolini, con Ragazze di vita, Una vita violenta, per chiudere con La carica inventiva di Calvino. Un luogo dove vedere da vicino fotografie e documenti inediti, lettere, riflessioni, carteggi, ed emozionarsi silenziosamente di fronte alla massima espressione del genio italiano. Siamo a guardia là. No, ci giochiamo sempre a guardia là. No, non ci giochiamo mai. No, non ci giochiamo. Guardare il mondo attraverso gli occhi dei bambini, entrare nel loro universo fatto di giochi e di domande. Mai banale, sempre diverso, semplice e a tratti spiazzante, fantastico eppure così straordinariamente reale. Matteo Frasca raccoglie storie e racconti di piccoli cittadini che hanno popolato Roma dagli anni 30 ad oggi. Ed è un viaggio indietro nel tempo, uno scavare in ciò che ognuno di noi è stato. Il Colosseo lo stanno costruendo. Da questo libro parte lo spettacolo progetto Roma Bambina, in scena la scorsa settimana alla Casa dei Teatri.
e appunto si snoda dagli anni 30, quindi dalle adulazioni nei confronti del Duce, al silenzio dei bambini ebrei, alle condizioni di povertà dell'Italia degli anni 50, ma anche la grande speranza, i sogni, il ruolo delle donne che cambia, che anche i bambini lo sentono, la conquista dello spazio, il cosa desiderare, cosa fare da grande, il dividersi dei bambini e bambine tra scuola e lavoro, che anche questo insomma è una cosa che negli anni 50, 60, 70 nelle periferie succedeva un po' ovunque qui a Roma, e fino ad arrivare alla nascita della città dei bambini di Roma per opera di Francesco Tonucci, insomma questa grande intuizione in cui coinvolgere bambini e bambini come consiglieri nel costruire una città ideale. Attività ludiche, musica, danza, teatro, la storia della città eterna degli ultimi 80 anni passa attraverso la lente di ingrandimento dei più piccoli che si interrogano su quanto accade intorno a loro. Un viaggio nel tempo tra passato e presente aprendo una finestra sul futuro. Alla Casa dei Teatri di Villa Panfili è andato in scena uno spettacolo interattivo itinerante pensato per un pubblico di piccoli spettatori. A cimentarsi nella straordinaria impresa di raccontare il mondo dei bambini, i loro attimi di ilarità e divertimento, ma anche il loro guardarsi intorno e interpretare i fatti, le colonne portanti della compagnia Fuori Contesto. Da un libro di Matteo Frasca nasce l'idea di questo spettacolo, Roma Bambina. Come e perché avete deciso poi di sposare questo progetto? Primo perché ci è piaciuto, nel senso Matteo ci ha invitato a leggere il libro, ci ha invitato a presentarlo, e da lì è proprio nato subito un feeling, un amore verso questo libro, insomma è venuta subito la voglia di raccontarlo e di raccontarlo attraverso il linguaggio che conosciamo meglio, che è quello del teatro. E quindi insieme con Matteo, io, Tiziana e Matteo, abbiamo rivisto il libro e abbiamo messo insieme un copione, scegliendo appunto le parti che secondo noi più si addicevano a un linguaggio teatrale, e quindi abbiamo messo insieme questo spettacolo, che è uno spettacolo itinerante, cioè l'idea è che i bambini, le famiglie entrano in questa casa fatta di diverse stanze, e queste stanze sono animate da bambini che giocano, da adulti che ritornano bambini e giocano con le parole. Siamo tutti bambini in questa storia, siamo dei bambini che giocano, e mentre giocano raccontano, si raccontano delle storie, si raccontano la storia, quello che succede intorno a loro. Bambini si raccontano il fascismo, si raccontano l'attentato di Moro, bambini che invece riflettono su delle parole importanti come giustizia, libertà, diritti, no? E sempre giocando però, no? in questo scambio. Infatti il nostro lavoro poi è stato con Emilia e con gli altri attori, era quello di trovare il gioco che era in quelle parole, come renderle appunto non didascaliche, no? né troppo cervellotiche come siamo noi adulti, ma trovare qual era il gioco, la dinamica che portava quelle parole, quelle associazioni. E quindi siamo degli adulti che giocano a fare i bambini, insomma, che ritrovano il loro bambino giocando insieme. Abbiamo cercato di allontanare la tentazione di scimmiottare i bambini, no? Ma siamo degli adulti che con la nostra parte bambina, che c'è sempre, solo un problema di rispolverarla, giocano con le parole. Giocandolo in scena l'ho capito molto meglio questi testi, che ogni parola che dicono questi bambini è concreta, è necessaria, anche la scelta di un avverbio non è casuale, no? È una presa di posizione sul mondo, un ma invece di un però, un neanche invece di un siccome, e questi bambini appunto li giocano in una dinamica continua tra loro quattro, sono quattro bambini che si scambiano la loro visione del mondo. Disegni e parole, l'infanzia romana, nelle narrazioni fanciulle dei bimbi di ieri, nei sogni ad occhi aperti, nei balli. Il viaggio termina da dove è iniziato, bambini e adulti diventano i cantastorie di queste nuove narrazioni. I medici non sapevano che dire. All'inizio il cuore del poliziotto ha battuto, poi si è fermato, poi ha ribattuto, poi purtroppo si è fermato ed è morto. Raccontavi prima che proprio in occasione di questo spettacolo avete fatto partire un gioco anche sul web, di che cosa si tratta?
Sì, l'idea è nata proprio perché, allora, questo è uno spettacolo adatto ai bambini, ma secondo me anche agli adulti, perché in qualche modo ti riporta indietro, ti riporta a quelle parole, riporta a ognuno la propria infanzia. E quindi abbiamo cominciato a cercare anche nella nostra infanzia e sono uscite le nostre foto. E insieme alle foto i racconti di quel momento dell'infanzia, di quella foto. E quindi è nata questa idea delle fotostorie che abbiamo cominciato a raccogliere sul web, chiedendo proprio al pubblico di spedirci la loro fotostoria, il loro fotoracconto. E quindi ci sono arrivate tantissime fotografie di diverse epoche, anche storiche, in cui c'è la foto e la storia di quel momento. Senti, vorrei concludere con un altro aspetto di questo spettacolo, che è quello del laboratorio. Quindi alla fine di questo spettacolo, che ricordiamo è itinerante nelle varie stanze delle sale della Casa dei Teatri, chiudete con un laboratorio. Sì, sì, questo nasce sempre dall'incontro con Matteo. L'idea è di raccontare, cioè di raccogliere altre narrazioni, e quindi alla fine di ogni spettacolo la nostra idea è di raccogliere proprio con l'audio e quindi registrando altre voci dei bambini, altre narrazioni, e di raccogliere come delle audio narrazioni che poi possono essere scaricate dal web o ascoltate durante le repliche dei prossimi spettacoli di Roma Bambina. Secondo te che cosa resterà ai bambini che oggi vedono lo spettacolo e poi tornano a casa e magari raccontano ai genitori: ho visto questo, parlava di cosa? Secondo me la voglia di giocare sicuramente, ma la voglia di raccontarsi, raccontare e di dire la loro, io spero, cioè, perché è molto importante il punto di vista dei bambini, quindi io spero che questo spettacolo gli faccia la voglia di dire la loro, di non rimanere in silenzio. Roma Bambina ci racconta il passato della nostra città da un punto di vista assolutamente nuovo. Ci invita a decodificare la realtà attraverso quella lente di ingrandimento dove innocenza e spontaneità non conoscono filtri. La parola passa ai bambini, voci troppo spesso inascoltate, interpretate con superficialità, pensieri espressi con disinvoltura e spontaneità, con un sorriso e magari con toni pacati, qualcosa che stona in un mondo fatto di adulti che strillano e che solitamente indossano una maschera per interpretare una parte nella vita di tutti i giorni. Nel caos generale, nel via vai di notizie, avvenimenti, scandali, i bambini ci riportano ad una dimensione più essenziale e genuina. Roma Bambina ci costringe a scavare nel nostro essere più profondo alla ricerca di qualche traccia di fanciullo che, seppur labile, sopravvive in ogni individuo. È come dire, si torna a guardare il mondo con la meraviglia negli occhi e fa bene al cuore, fa sentire felici e viene voglia di sorridere. Era il 1554 quando Cosimo I de' Medici commissiona gli arazzi con le storie di Giuseppe raccontate nella Genesi a Jacopo Pontormo. A lui il compito di realizzare i panni monumentali che avrebbero poi dovuto arricchire la Sala dei 200 di Palazzo Vecchio a Firenze. Le prove preparatorie però non furono gradite a Cosimo I, che decise di integrarle con le opere di un altro pittore di corte, allievo di Pontormo, Agnolo Bronzino, a cui si deve parte dell'impianto narrativo della serie. Noi abbiamo qui voluto organizzare con il sindaco Nardella e con la benedizione del Capo dello Stato un grande momento di unità nazionale in un salone dei corazzieri che nella mentalità dei papi, in particolare di Paolo V Borghese, che l'ha voluto, vedete la parte alta, non la vediamo perché ho puntato ovviamente sull'illuminazione degli arazzi, ma nella parte alta abbiamo le ambascerie che vengono da tutto il mondo nel 1615 per rendere omaggio alla Chiesa di Roma che usciva trionfante dalle grandi lotte del Cinquecento. Quindi questo salone è un momento di unità che è stato celebrato anche al momento dopo il 1870. Nel 1882 gli arazzi, per volere dei Savoia, vennero divisi tra Firenze e Palazzo del Quirinale e qui tornano riuniti in un'unica grande esposizione, il Principe dei Sogni Giuseppe negli arazzi medicei di Pontormo e Bronzino. Una mostra che arriva dopo 150 anni e che dopo il Colle si sposterà a Milano in occasione dell'Expo 2015 per terminare il suo percorso itinerante nella Casa dei Medici, Palazzo Vecchio.
abbiamo condiviso con il Quirinale e con il Sindaco di Milano questa idea proprio perché il tema della proprietà è in secondo piano rispetto al valore straordinario, direi universale, di tutta la collezione, e per questo siamo orgogliosi da fiorentini, seppure preoccupati del fatto che per la prima volta dopo 5 secoli gli Arazzi hanno lasciato il Palazzo Vecchio, ma siamo orgogliosi del fatto che passeranno a Milano proprio per consacrare la grande forza del nostro paese, e poi torneranno a Firenze nel Salone dei 200 proprio in chiave filologica, quindi una sorta, se vogliamo, di risarcimento storico, chiamiamolo così, simbolico e comunque già di per sé molto importante, perché proprio in quella sala, la Sala dei 200, che Cosimo I decise di collocare gli Arazzi. Serie dei panni monumentali esposti si mostrano al pubblico dopo quasi 30 anni di restauri tra laboratori del Quirinale e l'opificio per le pietre dure di Firenze, e che riportano al loro originale splendore una delle più alte testimonianze dell'artigianato e dell'arte rinascimentale. Un'operazione a costo zero per le casse dello Stato, quasi totalmente finanziata da privati, a cominciare da Gucci, ma sponsor della manifestazione che ha finanziato il restauro con i fondi provenienti dagli incassi del Gucci Museo. Un'opera monumentale che ha richiesto in diversi decenni 119.000 ore di lavoro da parte di un team di 41 restauratori all'opera su un'area tessile di 220 metri quadrati restaurata con ago e filo in sostituzione degli antichi telai. Un'attività che testimonia ancora una volta l'eccellenza artigianale e il saper fare del Made in Italy. I laboratori del Quirinale e l'opificio delle pietre dure, che sono un unicum nel mondo e che hanno bisogno anche di un grande sostegno economico per poter continuare a fare opere come quelle che oggi ammiriamo, perché ovviamente costano, ma immaginate anche quante giovani e giovani restauratori hanno lavorato a questi Arazzi. Noi abbiamo il laboratorio dentro Palazzo Vecchio, che è la sala delle bandiere, proprio in cima a Palazzo Vecchio, il professor Godard l'ha visitato, dove gli Arazzi sono stati tenuti per mesi, direi anche qualche anno, quando i restauratori dell'opificio li hanno custoditi e riportati a nuova vita. Quindi anche questo è un aspetto di questa mostra da raccontare, penso, cioè la grandezza italiana e la necessità di mantenere questa sapienza nel restauro di queste opere. Siamo davvero i più bravi del mondo, lo possiamo dire, vero? I tessuti risalenti al XVI secolo furono realizzati dai maestri arazzieri fiamminghi sui cartoni forniti proprio da Pontormo, Brongino e Salviati, protagonista Giuseppe, eroe caro alla famiglia dei Medici, figlio di Giacobbe che lo amava più di tutti gli altri eredi perché è nato in vecchiaia e al quale regalò una tunica dalle lunghe maniche. Per questo era detestato dai fratelli che lo invidiavano sia per l'amore che gli manifestava il padre sia per le straordinarie doti di maestro di oniromanzia. Venduto come schiavo in Egitto, Giuseppe riuscì a superare ogni ostacolo, non facendosi piegare dalle tante insidie incontrate lungo il cammino, arrivando poi nel tempo a ricoprire un ruolo di primo piano nella gerarchia dell'impero faraonico, incarnazione di chi nella vita ce la fa e che soprattutto riesce a perdonare i fratelli che lo avevano tradito. Agli occhi dei Medici lui rappresenta la metafora degli alti e bassi della famiglia. Con la realizzazione di questi 20 Arazzi, la corte dei Medici voleva infatti raccontare, attraverso la storia dell'eroe biblico, le vicissitudini della loro dinastia, ad identificarsi con la figura dell'Antico Testamento Cosimo I, nominato duca a capo del governo nel 1537 a soli 17 anni, la stessa età di Giuseppe quando viene nominato nella Bibbia. Succedeva al duca Alessandro de' Medici, assassinato con la complicità di Lorenzino, suo lontano cugino, che però non seppe cogliere l'occasione per sostituirlo al potere, successivamente costretto all'esilio. Cosimo venne nominato solo perché tra i potenti di allora era diffusa l'idea che a governare sarebbe poi stato il governo dei 48. Così però non fu. Cosimo si impadronì dell'autorità assoluta, restaurando il potere dei Medici. La realizzazione degli Arazzi va ad inserirsi nel più ampio progetto di creare una nuova immagine della famiglia fiorentina, vero e proprio mito. Principe dei sogni perché Giuseppe, come dice il cardinale Ravasi in un bellissimo scritto, è il personaggio che, al di là
della pellicola della realtà quotidiana riesce a penetrare nel mistero delle cose. Lui interpreta i sogni e quindi interpretando i sogni si afferma come colui che meglio di chiunque è capace di vedere le cose, di prevedere le cose e anche di organizzare il disegno di Dio sulla terra. Impossibile prevedere la prossima occasione per ammirare simili gioielli dell'arte italiana rinascimentale. La seta, i fili d'oro e il cotone sono infatti particolarmente delicati e questo esclude ogni possibilità di esposizione permanente. Insomma, una mostra unica di ingresso gratuito, per cui già si prevede un successo senza precedenti. Il neo presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, proprio in occasione dell'allestimento, ha annunciato l'apertura del Quirinale al pubblico non solo la domenica, ma ogni giorno della settimana. Porte da oltrepassare che conducono in un mondo fatto di vivaci cromie e universi paralleli. La potenza della natura che si esprime dirompente anche senza bisogno di utilizzare il colore. Gli sguardi intensi dei ritratti, la visione poetica di una strada popolata di biciclette e finestre da cui si scorge una luce accesa. Il profumo del mare, la tenerezza di una madre e un padre che stringono tra le braccia il loro bambino. Emotions non poteva che essere questo il titolo della mostra allestita all'interno della Galleria Il Mondo dell'Arte di Via Margutta fino al prossimo 28 febbraio. Sì, perché qui le emozioni la fanno davvero da padrone, ognuno può lasciarsi trasportare dall'opera o dallo stile che meglio sposa il proprio gusto e la propria sensibilità. Sei in tutto gli artisti protagonisti della collettiva e si va da Pina Buonocore e le sue realizzazioni attraverso la tempera all'uovo a Rita delle Noci con le sue trame di linee dalle decorazioni modulari che si plasmano sul soggetto scelto. E poi Maria Sole Sollazzi e i suoi paesaggi immersi nel silenzio, Sabatino Tarquini e il fascino delle influenze classiche dall'arte ellenica a quella rinascimentale, il surrealismo fantastico di Ermanno Bartoli, la ricerca di una dimensione tutta da scoprire di Elio Tosti. Io ti posso descrivere, ti posso raccontare un po' quello che è stato il mio percorso artistico. Io ho cominciato a dipingere moltissimi anni, 30 anni fa mettiamo, ho fatto l'accademia, ho studiato un po' tutti i pittori eccetera, poi il mio punto di riferimento per molti anni è stato Jackson Pollock, infatti questo tipo di cose qui si rifanno un po' a lui, naturalmente nel mio piccolo, senza volermi paragonare minimamente. Piano piano ho cominciato a controllare sempre di più la materia, questo gesso, questo oggetto, eccetera, fino alle nuove ultimissime cose che sono più di piccoli gesti che un lavoro dove intervengo in momenti successivi, creo delle strutture all'interno delle quali metto del colore, quindi come se fosse una composizione musicale, creo delle strutture sulle quali poi intervengo successivamente. Senti, questo uso di questi colori così intensi veramente sembra quasi di essere risucchiati in queste tele, cioè, non so, qualcosa anche di onirico. Sì, di onirico forse c'è il fatto che quando ho letto Le porte della percezione, da quel momento anche lì è stato un punto di arrivo. Ho scoperto che il quadro poteva essere una tramite tra la nostra realtà e qualcosa che è altro della nostra realtà, che però ha una sua vita, un po' come il mondo dei sogni. Considero i miei quadri come una porta, cioè un momento, una soglia da attraversare per raggiungere una dimensione diversa. Remo Panacchia, Emotions, qui alla Galleria Il Mondo dell'Arte, sei differenti artisti, si confrontano, dialogano, si incontrano. Qual è la forza, ecco, di una collettiva di questo tipo?
Ma la forza di tanti anni di lavoro, sono 40, per cui ci porta a conoscere tanti artisti, avere la nostra galleria sempre piena di pittori, e ai pittori bisogna volerli bene, perciò bisogna presentarli, farli conoscere, dare modo a loro di esprimersi. E in una collettiva, che poi è una collettiva così ricca, dove un pittore può esporre diverse opere, allora c'è modo di apprezzarli e di conoscerli meglio. Ci sono artisti, per esempio, che qui hanno già esposto e ritornano con un appuntamento magari di cose nuove, altri per la prima volta che esprimono qualcosa di nuovo e vogliono portarlo in via Margutta perché gli dà l'idea di questa strada ricca di arte e praticamente li fa sentire a casa. E per noi questo è un piacere, perché poi la nostra clientela, i nostri appassionati che ci vengono a trovare, sanno che trovano sempre artisti interessanti, per cui una mostra così ricca di opere, di artisti, ognuno con la sua storia, dà modo a tutti gli appassionati di trovare l'artista che magari li può interessare di più, per cui si incentiva anche il collezionismo, perché il collezionismo va incentivato anche con queste iniziative. Figurativo e astratto, surreale e geometrico, realizzato con olio acrilico, matita occhina. Temi e stili diversi si raccontano e dialogano in un confronto meraviglioso. Ognuno suona il proprio strumento, pur individuando le singole performance, ciò che si percepisce è un'unica melodia che tocca le corde del cuore. Il programma è stato offerto da Chopin, inconfondibile stile femminile. Acquista su chopinroma.com.